Eccoci di nuovo qua. Intanto grazie a tutti voi per aver assistito con grande attenzione a questa lunghissima giornata di grandissimo interesse. Devo dirvi che abbiamo avuto punte di collegamento di 225-227 persone, mi hanno dato appena questi dati, quindi anche nel pomeriggio abbiamo avuto sempre intorno alle 180 persone, quindi veramente un grandissimo successo. Grazie a tutti voi per la partecipazione. Grazie ai più dei 350 registrati che hanno pensato di esserci, ma poi evidentemente non ce l'hanno fatta, perché è sempre così che funziona. Uno si registra quando vede che qualcosa è interessante, poi non sempre ce la fa partecipare perché ci sono altri impegni che intervengono. Prima di lasciare la parola a Giuseppe, io volevo ancora ringraziare i nostri partner, Carnelutti, Rödl & Partners, Trevisan & Quonzo. Un saluto, seppur in diretta, a Vincenzo Acquafredda di Trevisan & Quonzo, che è stato qui con noi fino a qualche minuto fa. Grazie a tutti gli speaker. E adesso, Giuseppe, ci sei? Aldo carissimo, buon pomeriggio. Buonasera, buonasera. Allora, Giuseppe Catalano, presidente di AIGI, diciamo, in questa veste qui come presidente di AIGI, poi tutti lo conoscete in questo mondo, quindi sapete che non fa solo quello, ma fa tanto con AIGI. Giuseppe, AIGI è anche particolarmente focalizzata sulla sostenibilità in questo periodo. Abbiamo lasciato a te, ci sarebbe piaciuto avere una tua introduzione questa mattina, poi per impegni di lavoro non ce l'hai fatta. Lasciamo a te di farci una piccola conclusione, che vada un po' a legare tutto ciò che si è detto durante la giornata. Aldo, ti ringrazio molto, diciamo, ringrazio Legal Community, Nose Community, Finance Community e Food Community per l'organizzazione di questo evento. Penso che sia stata una giornata molto interessante, quindi vorrei davvero non tediarvi tanto, vorrei giusto condividere con voi qualche riflessione finale, anche perché mi pare che diciamo, abbiate trattato tre temi tutti quanti legati fra loro, ma tre temi tutti quanti singolarmente importanti. Il primo dei quali è la sfida della sostenibilità in azienda. Il secondo è il tema della sostenibilità dei finanziamenti, con tutto questo tema dei green bond che oramai è diventato sempre più importante, interessante da valutare. Il terzo punto, io ho potuto, appunto, come dicevi tu stamattina, ero impegnato, ho sentito in parte diciamo, quest'ultima parte finale, devo dire, molto 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 interessante, perché il tema della sostenibilità in un settore importante come il food e nella catena diciamo, delle forniture è un aspetto davvero molto, molto interessante. Allora, io vorrei fare giusto qualche spigolatura su alcuni punti e poi chiuderò con diciamo, con un'esortazione che mi viene anche da un aspetto che si è sviluppato in questi ultimi minuti, quindi ve lo dirò davvero come diciamo, primula della stagione che sta arrivando. La prima cosa è: come mai il dossier sostenibilità è planato sul tavolo dei General Counsel, dei In-House Counsel? Io penso che nessuno di noi ha studiato sostenibilità, almeno io no, che sono già vecchiotto, diciamo così, ma anche i più giovani, non so quanti abbiano studiato temi legati alla sostenibilità, al diritto ambientale, per esempio, forse al diritto ambientale, insomma, voglio dire, non so quanti abbiano avuto questa particolare focalizzazione durante i loro studi. Ci sono varie potenziali risposte a questa domanda. Una di queste potrebbe essere che questo è uno dei frutti, diciamo così, appunto, più interessanti della 231, cioè oramai da quasi 20, da oltre 20 anni a questa parte, il legale d'azienda è diventato non solamente colui al quale si porta il contratto, l'ultimo ostacolo prima della firma dell'amministratore delegato, al quale si porta il contratto per rivedere il tutto dal punto di vista legale, ma a parte il fatto che è diventato colui che, diciamo, previene una serie di problemi, diciamo così, si occupa anche di tutta una serie di aspetti che non sono strettamente, diciamo così, finanziari, eccetera, così. Quindi è passato a essere il compliance officer, è passato a essere l'ethics officer,
E quindi si occupa anche di questi temi che sono appunto temi che riguardano il rispetto di tanti, di tutta una serie di valori che non sono solamente valori legali. Attenzione perché qui, diciamo così, si sviluppa un discorso molto strano, molto particolare. Chi ha fatto giurisprudenza ha sicuramente, tra i primi esami, ha fatto filosofia del diritto. Dobbiamo sempre stare attenti appunto a non confondere la parte, diciamo, dell'etica rispetto alla parte del diritto rispetto alla parte della sostenibilità. Sono cose che comunque non possono essere mischiati perché altrimenti si creano, diciamo così, delle confusioni diciamo, non facili poi da sciogliere. L'altro punto che vorrei dire è questo, cioè non dovrei dirlo perché qui faccio un po' diciamo da Cicero pro domo sua, però noi abbiamo, insomma, come AIGE abbiamo tenuto un incontro un paio di giorni fa in cui l'ospite d'onore era il professor Flick, che non penso che abbia bisogno di presentazioni, ex ministro della giustizia, presidente emerito della Corte Costituzionale, eccetera. Guarda caso, il professor Flick ha scritto un articolo che è apparso, oltre a un libro che è apparso ultimamente su Giustizia in crisi, salvo intese, sta sviluppando una serie di riflessioni, una parte delle quali è apparsa sul Sole di domenica scorsa, in cui dice: guardate, stiamo finanziarizzando in qualche maniera l'ambiente. Perché? Perché, per esempio, le quote di emissione sono diventate una commodity, un asset finanziario soggetto alle stesse problematiche di qualsiasi derivato, di qualsiasi contratto, eccetera, e quindi si applica la MiFID, si applica la MAR, eccetera, eccetera, perdendo completamente, dice Flick in questo articolo, ripeto, apparso domenica scorsa sul Sole. Guardando solamente a quella parte, diciamo così, più economica e perdendo completamente il lato di equità sociale. Tant'è vero che questa cosa è stata anche, tra virgolette, condannata nella un'enciclica papale recente, Laudato Si', di Papa Francesco. Quindi attenzione attenzione a dimenticare questo aspetto, attenzione a rendere l'ambiente, cioè ad attrarre questa parte dell'ambiente nella parte finanziaria. Devo dire che da questo punto di vista, aver sentito soprattutto gli interventi da ultimo diciamo anche di giovani imprenditori che stanno curando questo aspetto della sostenibilità, dell'aspetto diciamo dell'attenzione rispetto all'ambiente e così via, ripensando anche al modello di business. È un qualcosa che mi fa sentire un pochettino più sereno. Devo dire che ho apprezzato terribilmente quello che mi ha detto l'avvocato Brazzale, il dottor Andriani, ma anche gli altri colleghi di prima, perché evidentemente c'è davvero uno spirito nuovo su queste cose. Peraltro, l'altro rischio è quello di trovare cioè stavo cercando di mettere giù due cose non troppo stupide da dire oggi, soprattutto non troppo, diciamo, distoniche rispetto a quello che avete detto prima. Ieri, quando mi è piombato questa homepage Repubblica, questa dichiarazione del ministro Cingolani, in cui dice: ma come, io sono arrivato al Ministero della Transizione Ecologica e ho trovato 450 giuristi. No, ma così non va bene, perché i giuristi non si devono occupare di queste cose. È un bel tema questo qui, anche perché il tema diciamo, del rapporto fra diritto e ambiente è un tema difficile. Siamo stati tutta l'estate a interrogarci sul modello Genova da portare, a cercare di, diciamo così, per rilanciare le opere pubbliche, prendere appunto l'esempio di quello che è successo dopo il terribile sinistro del Ponte Morandi. Abbiamo fatto un ponte in meno di un anno, eccetera, così. Aldo, tu sei pugliese come me, diciamo, tu sai benissimo che un tema che abbiamo in Puglia è questa storia del binario unico fra Termoli e Lesina. Cioè, noi abbiamo un pezzo Certo. della ferrovia Adriatica è rimasta ai tempi dell'inaugurazione del 1863 di Re Vittorio Emanuele. Perché c'è un binario di 22 km fra Termoli e Ripalta bloccato, e vi leggo questo passaggio perché davvero è eloquente di come vanno le cose. Ora, non per fare il solito discorso, in Italia va tutto male, eccetera, ma è davvero eloquente su che cosa succede, no? E dice: sì, però attenzione,
Non possiamo dare la via, cioè non possiamo dare la valutazione impatto ambientale negativa perché sul litorale di Campo Marino Lido c'è la nidificazione dell'uccello Caradius alexandrinus, più noto come uccello fratino, o addirittura della Corracias garrulus, cioè della ghiandaia marina. Cioè noi per, diciamo, un tema avifaunistico blocchiamo una... non solo blocchiamo, ma se proprio dobbiamo farla, dobbiamo questo raddoppio, dobbiamo spostarla di qualche chilometro a un'opera che costa non più 450 milioni di euro, ma 600 milioni di euro. E una volta che lo spostiamo, questa cosa, la facciamo passare, il raddoppio della linea adriatica ferroviaria dalla Valle del Biferno, si arrabbiano i comuni di Termoli, eccetera, così, perché c'è un impatto ambientale molto più forte sulla popolazione. E quindi che cosa succede? Che non possiamo aumentare di 90, almeno 90 treni al giorno la circolazione sull'Adriatica, e sull'acqua corta ci sono almeno 50.000 birre in più all'anno, che ovviamente con tutti gli impatti ambientali che no, possiamo perdere. Quindi, vuol dire, il tema legge, ambiente, eccetera, cosa dice il professor Flick? Dice, guardate che proprio il terreno dell'ambiente è un terreno sul quale noi dobbiamo calare la sussidiarietà, cioè la cosiddetta sussidiarietà orizzontale, cioè lo Stato deve intervenire solo quando è strettamente necessario. Ecco, probabilmente questo è uno dei casi nei quali un intervento statale per dire, signori, non ci rompete le scatole, scusate se, però qui dobbiamo fare la ponderazione interessi deve essere tale per la quale certi interessi devono prevalere su altri, non sicuramente la salute dei cittadini, però insomma, la salute dei cittadini vuol dire anche far passare 50.000 tir in meno a pochi chilometri di distanza. Probabilmente questa è una ponderazione, diciamo, corretta che va ben fatta. Dunque, altri due aspetti volevo stigmatizzare, anzi, tre, se mi permettete. Il primo, quando si parla di questi aspetti non finanziari, abbiamo un grandissimo tema di accountability, cioè non abbiamo ancora dei principi contabili per la parte non finanziaria, così abbiamo sviluppato dopo anni di tempo, e ce n'è voluto perché sapete che ci sono i principi nazionali, i principi internazionali vengono rivisti ogni tanto, eccetera, così. Ecco, per la parte non finanziaria c'è ancora un grandissimo, diciamo così, pensiero che va meglio sviluppato, no? Molte società quotate italiane, fra cui quella in cui lavoro, che è Assicurazione Generale, hanno ricevuto una lettera da BlackRock a gennaio dicendo: guardate, voi dovete adottare un certo tipo di principi se volete diciamo, essere giudicati da noi. Peccato che questi principi, diciamo così, di valutazione degli aspetti non finanziari poco si addicono alla regolamentazione europea. Quindi, primo, c'è un tema di accountability. Tant'è vero che poi alla fine gli stessi grandi investitori istituzionali, esempio di nuovo BlackRock, dice sì, ci piace tanto che voi mettiate nei vostri pacchetti di remunerazione degli obiettivi non finanziari, però fino a un certo punto. Quindi noi preferiamo sempre che sia qualcosa di facilmente accountable, più facilmente accountable, perché altrimenti non ve ne venite che vi valutate su aspetti non finanziari che sono difficilmente valutabili. Secondo aspetto, ecco il punto che volevo dirvi. Qualche minuto fa è stato diciamo così, Assoni mi ha detto che ha svelato quale sarà la prossima presidente dell'associazione, che sarà la dottoressa Greco, ma non solo ha fatto questo, Assoni mi ha pubblicato, ha approvato così, questo documento di note studi che abbiamo, diciamo così, elaborato nei mesi scorsi e poi, diciamo, ho partecipato anch'io, un ascoltatore, molto interessante sui temi delle responsabilità, appunto, degli amministratori su questi temi, diciamo così, non puramente finanziari. Ecco, vi invito davvero a leggere questo lavoro, un lavoro molto, molto interessante che uscirà, diciamo, sarà pubblicato, insomma, presto. Perché, diciamo così, Assonime invita un'armonizzazione europea su questo maggiore rispetto a quella che c'è stata, ritiene che questi aspetti
non debbano essere oggetto di una regolamentazione, diciamo così, da hard law quanto di soft law, quindi con strumenti meno, diciamo così, vincolanti, un po' più soft, ma che poi alla fine vincono lo stesso, perché se tu vuoi essere bravo, devi, diciamo così, adeguare a questo tipo di raccomandazioni. Fanno sì che questa, però attenzione a non rendere questa cosa, diciamo così, una nuova mannaia sulla testa degli amministratori, perché poi alla fine si cade sul tema che dicevo prima di non fare i binari, perché altrimenti l'uccello fratino non nidifica più. E quindi attenzione, perché il bilanciamento, e perciò dice Assonime, gli amministratori dovevano procedere non già a un bilanciamento, bensì una ponderazione discrezionale tra i vari interessi coinvolti nella decisione, dove i doveri di diligenza si misurano adeguatezza al processo di decisione eseguito, ma dove comunque rimane un presidio molto forte, che è la business judgment rule, che diciamo così è stato sempre la linea del Piave anche sui temi di responsabilità. Questo vuol dire che ovviamente questi aspetti devono essere particolarmente a cuore per le grandi società, e quindi non per tutti quanti, perché anche il rispetto di questi aspetti, come vi ho detto prima, ha un costo, e quindi è che forse solamente le grandi società si possono permettere rispetto alle piccole. Ovviamente alle piccole, come arriva diciamo, questi temi arrivano perché fanno parte, l'abbiamo detto prima, delle catene di fornitura delle grandi aziende. Qui sono andato con la mente a una delle mie precedenti esperienze in house, quando, ti parlo di 15 anni fa, di più di 15 anni fa, in un'azienda, un'azienda del meridionale, che era appunto fornitrice di una grande azienda di mobili svedese, diciamo che con quattro lettere, ma che non cito per non fare pubblicità. Questa azienda mandava a chi riforniva, e questa società pugliese forniva una parte di arredamento, mandava un malloppo alto così di roba, in cui si diceva da dove proveniva il legno, dove provenivano i chiodi, dove proveniva il rispetto delle persone, rispetto delle leggi in materia di sicurezza sul lavoro e così via, ed era una cosa assolutamente avveniristica. Ecco, siamo arrivati lì, cioè le grandi aziende sono anche in qualche maniera garanti all'interno nella loro catena di fornitori del rispetto di alcuni principi. Ultima cosa che voglio dire: qual è il metro, quindi, di forse l'espressione che meglio coniuga tutto quanto? Probabilmente qualcosa di quell'espressione di successo sostenibile, che è diventato l'obiettivo per gli amministratori delle società quotate, come il codice corporate governance recentemente adottato, diciamo così, indica. Ma io, diciamo così, molti si concentrano sul tema della sostenibilità. Attenzione a non dimenticare che deve essere anche una sostenibilità di successo, perché se facciamo solamente un qualcosa, appunto, in cui pensiamo più, ripeto, mi dispiace fare questo paragone a quello che dicevo prima, al rispetto all'edificazione dell'uccello fratino, dimenticando, diciamo così, le esigenze delle comunità, dei traffici, dei commerci, dello sviluppo economico, eccetera, probabilmente non avremo colto tutto il senso di quello che è appunto diciamo, l'attenzione a questi temi devono imporci. Lavorando in un'azienda assicurativa che ha 190 anni di vita, e che almeno altri 190 anni deve campare, anche perché bisogna comunque garantire alle persone il fatto che ci saremo allorché qualcuno vorrà riscuotere la sua polizza, diciamo così, questo è un aspetto che sento in maniera molto particolare. Bene, grazie Giuseppe. Alla fine ritorniamo, grazie alle tue conclusioni, a quello appunto dal quale siamo partiti stamattina, cioè la sostenibilità come punto di equilibrio per evitare la schizofrenia dei sistemi, no? Quindi esattamente l'esempio dell'uccello fratino che tu hai fatto riporta esattamente questo, un po' di equilibrio sistemico per capire dove sono gli interessi da tutelare in modo che, come dire, ci siano sempre degli equilibri win-win fra tutte le parti in Sì, gioco, no? E nessuno perda. devo dire che non voglio essere, diciamo, troppo ottimista, ma questo tema che ripeto, uso sempre questa espressione, che questo dossier sia planato sulla scrivania dei giuristi di impresa,
E anzi, colgo l'occasione per dire che come AIGI stiamo lanciando un cantiere sostenibilità, perché ci siamo resi conto che come giuristi di impresa siamo sempre più impegnati a dare risposte all'interno delle nostre aziende su questo tema qui. E vuol dire, probabilmente affideremo questo cantiere alle cure di una persona al di sopra di ogni sospetto come Raimondo Rinaldi. Diciamo, questo mi fa essere assolutamente ottimista sul fatto che riusciremo a dare queste risposte che le aziende ci chiedono. Grazie. Tra l'altro Raimondo, ex presidente di AIGI, e stamattina era nel primo panel fra i nostri relatori. Bene, io Giuseppe ti ringrazierei, non ti ruberei altro tempo. Grazie per la tua disponibilità a quest'ora dopo aver seguito tutta la giornata. Grazie a tutti i nostri ascoltatori. E siamo rimasti ancora in tanti, grazie mille. Grazie ancora ai partner Carnelutti, Redelen Partner e Trevisano & Co. Buona serata e all'11 novembre col prossimo appuntamento sulla sostenibilità. Grazie.